Buonasera amiche e amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento, il numero 9, con la rubrica Domande e Risposte, una rubrica nata per rispondere alle vostre curiosità sulla vita e sull'opera di Alda Merini, vita e opera che sono così intimamente intrecciate da restituire e amplificare ciascuna il senso dell'altra. Vorrei iniziare questa chiacchierata di oggi parlando di amore. Avete visto il titolo Alda Merini e i suoi amori e vorrei iniziare proprio con uno scambio di battute che avviene in scena nello spettacolo Dio arriverà all'alba, omaggio ad Alda Merini di Antonio Nobili, tra la poetessa e la bambina. La bambina. Sei stonata e non sai cantare. Alda. Sono stonata, sì, però a cantare ho cantato, l'amore l'ho cantato anch'io, e tanto. Bambina, perché l'amore non l'abbiamo mai avuto. Ogni volta che lui veniva non lo hai mai voluto, lo hai sempre scacciato. Alda. Ma sai che ti dico? Sono contenta lo stesso. La poesia è venuta bene, è andata bene così. Eccolo qui, Dio arriverà all'alba, l'omaggio ad Alda Merini di Antonio Nobili, pronto a tornare in scena. Ed è proprio parlando d'amore, con questo scambio emblematico di battute, che vorrei iniziare questa puntata raccontandovi gli amori di Alda Merini in punta di piedi. Lo abbiamo fatto diverse volte, affrontando diversi argomenti, ma gli amori passionali di Alda Merini. Non li abbiamo mai raccontati e non li abbiamo raccontati perché fa sempre scandalo andare a scavare in quello che è l'intimo del poeta, sembra quasi di violare il suo segreto. Ed è per questo che vi racconterò gli amori di Alda Merini in ordine cronologico, di modo che sia più semplice comprenderne le ragioni e attraverso le sue parole, o almeno come lei ha voluto raccontare e ricordare ogni sua passione. L'amarono in molti Alda Merini. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di guardarla negli occhi ne sono rimasti, raccontano, profondamente affascinati. Alda poi rivendicò sempre con ostentata libertà i suoi trasporti amorosi, arrivò a raccontare di aver amato un prete, diceva, e questo suo amore trasfigurava poi in poesia altissima, in parole sublimi, e diventava quindi sacro nel suo manifestarsi divinamente nella scrittura. Alda Merini fu una osservatrice, una critica del suo tempo, non si tirò certo indietro di fronte alla possibilità di dare scandalo quando le balenò l'idea di farsi fotografare a seno nudo a 70 anni, sfidando quindi tutti i pregiudizi, sfidando gli stereotipi della bellezza, dando una grande lezione di eros e di dignità, accompagnando le foto con l'affermazione sono io che l'ho voluto, in manicomio invece ci spogliavano di tutto senza chiedere il permesso. Ecco, degli amori di Alda Merini si può parlare come di un susseguirsi di incontri tra solitudini che si scelgono, condividono un certo tratto del percorso e in qualche modo a loro modo si amano. C'è una frase nel mio libro, Indagine su Alda Merini non fu mai una donna domesticabile alla quale tengo molto, ed è questa, si può parlare con cautela degli amori di un poeta perché ogni intesa ha il suo tempo e la sua verità. Ed è proprio per questo che Alda Merini passò e si divise nel suo tempo da grandi intellettuali ai barboni dei Navigli, e in ciascuno di loro seppe trovare una scintilla, un qualcosa, un'emozione in grado di comunicare con la sua più profonda interiorità, e questo la aiutò a vivere di se stessa e per se stessa, dopo che la società l'aveva emarginata ed esclusa.
Il primo grande amore di Alda Merini fu l'intellettuale Giorgio Manganello. Quando si incontrarono, Alda Merini aveva soltanto 16 anni, lui ne aveva una decina più di lei, aveva una moglie, una poetessa anche lei, e una bambina piccola, Lietta. Aveva una casa grande di 10 stanze, di modo da poter tollerare la presenza della moglie, come dice. E all'interno di alcune sale ospitava spesso il salotto intellettuale a cui partecipavano Pasolini, Manganelli, Montale, Quasimodo e Alda Merini stessa. Dal loro primo incontro a Via del Torchio, gli eventi precipitarono come i pezzi del domino. Forse perché fu un amore vissuto con l'idealismo dei 20 anni, di certo Giorgio Manganelli parlò in maniera più o meno esplicita per tutto il resto della sua vita, di quanto fosse importante per fare della buona letteratura che l'amore andasse estremamente male. Ed anche Alda Merini lo citò a più riprese nella sua opera. Si potrebbe riassumere il loro incontro con quella celebre citazione da Italo Calvino, dal barone Rampante: lui conobbe lei e se stesso perché in verità non si era mai saputo, e lei conobbe lui e se stessa perché pur essendosi saputa sempre mai si era potuta riconoscere così. Si incontrarono tra l'altro attraverso un incredibile giro di amicizie perché l'insegnante delle medie di Alda Merini aveva una cugina, Ada Negri, il cui caro amico Angelo Romanò era in contatto con Spagnoletti, al quale fece pervenire queste prime opere di Alda Merini. Quindi pensate che gran giro di destini per questo incontro e anche per tutte le rivoluzioni che in germe ha contenuto. Ecco, quando Alda Merini fu accolta per la prima volta dai vertici della letteratura italiana, fu trattata come un prodigio perché non aveva alle spalle studi sufficienti a giustificare un talento così grande, una sensibilità così profonda, una vocazione così chiara. Aveva 16 anni ed era acerba sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista dell'esperienza. Si sentiva seduta in mezzo a loro un po' alla Dromascotta, si metteva in imbarazzo e tendeva a coprirsi i fianchi, sentendosi un po' a disagio in mezzo a tanti uomini di intelletto. Manganelli, che era lì con loro ed era un grande conoscitore della letteratura inglese, decise di regalare ad Alda Merini l'opera Onia di Shakespeare, di cui lui era un grande studioso. Si può dire che con questo gesto la conquistò per l'eternità, ma non si limitò a questo e le scrisse, una volta diventato consapevole di questa passione travolgente, un sonetto alla maniera di Shakespeare, ma con un risvolto tragico, perché chissà come ci aveva visto lungo. Questo sonetto inizia con "Ti paragonerò dunque, amore mio amore, ad un giorno estivo, o trepida rosa, una rondine sarebbe forse più acconcia o una farfalla", e conclude con "Mia rosa mostruosa, delicata, indolente paranoia". Sì, perché Alda Merini incontrò le prime ombre della sua mente proprio in quel periodo. Non avevano raccimolato i soldi per la sua prima pubblicazione della presenza di Orfeo, tra l'altro dedicata a Giorgio Manganelli, e che poi fu risolta con l'intervento di una benefattrice. Alda Merini, però, nell'incertezza di questa pubblicazione, ebbe un crollo nervoso che coinvolse molto da vicino Giorgio Manganelli, che proprio in quell'occasione comprese quanto amore, quanto trasporto lo legasse alla poetessa. La portò dai migliori psichiatri, ebbe l'occasione anche di fare una gran scenata di gelosia a Fornari, lo psichiatra che ammansì Alda Merini raccontandole che il manicomio è come l'arena del mare, che quando entra nelle valve di un'ostrica genera perle, affascinandola grandemente. Ecco, Giorgio Manganelli non poté far molto. Alda Merini fu ricoverata circa un mese a Villa Turro,
una clinica privata. Lui l'aspettò e quando uscì si fece trovare sul cancello. Da quel momento iniziò, si abbandonarono entrambi a questo amore contro il quale avevano resistito fino allora, facendone soltanto parola. E Alda Merini racconta che si incontravano furtivamente, di nascosto. Lei era ancora minorenne, lui era sposato, all'Hotel Certosa, e che fuori dall'Hotel Certosa più di una volta incontrarono uno zio di Alda Merini che faceva il netturbino e che aggredì a scopate sulla schiena l'intellettuale fino al punto da farlo fuggire. Poi, a causa delle male lingue, comunque delle minacce che ricevette a Roma. Naturalmente la scelta di Manganelli fu anche molto segnata dal fatto che questo rapporto con Alda Merini fosse oltre misura rispetto alle sue forze. Non riusciva ad ottenere il divorzio consensuale dalla moglie, quindi anche questo influì. Ad ogni modo, un giorno, senza avvisare nessuno, lasciò Milano, si dice, in una rocambolesca fuga in Lambretta con quattro cambi sulla spalla in una sacchetta, e non fece più sapere niente a nessuno di sé. Si ricostruì poi la sua rete di contatti letterari a Roma, e da Roma mantenne il rapporto con Alda Merini, che quando uscì dal suo più lungo internamento al Paolo Pini, al manicomio di Afori, fu il primo a scriverle e a dirle ciao, rediviva, come stai? E fu il primo anche a scrivere la prefazione al diario di una diversa che rilanciò editorialmente Alda Merini, le permise di ritornare in primo piano sulla scena editoriale. La separazione con Giorgio Manganelli fu devastante per Alda Merini, che si stava separando suo malgrado dal grande primo amore con cui aveva condiviso anche tante confidenze, tante confessioni. Si ritrovò sola in quell'ambiente e decise di rivolgersi a chiedere aiuto a Quasimodo. Quasimodo era già un intellettuale di spicco, aveva anche lui una moglie, e rimase affascinato a tal punto dalla sua poesia che decise di pubblicarla a sorpresa, che decise di assumerla come segretaria per averla anche un po' intorno, oltre che per contribuire alla rimessa in sesto delle finanze della famiglia Merini, che dopo la guerra erano molto provate. Alda Merini si trovava in quel momento in grande difficoltà, un po' per l'abbandono di Giorgio Manganelli, un po' perché si sentiva costretta tra due pulsioni opposte, che erano quella della poesia da una parte e l'urgenza di sentirsi madre come sua madre, di mettersi in famiglia. Quindi vi leggo dal mio libro un breve estratto sul suo rapporto con Salvatore Quasimodo, che è un momento di passaggio molto importante per la psicologia di Alda Merini. Sul suo rapporto con Salvatore Quasimodo, Alda scrisse in seguito un racconto pubblicato con Acquaviva, che cito in questo capitolo sul dolore, proprio perché tratteggiato sullo sfondo di un momento cruciale dell'esistenza della poetessa, sia dal punto di vista del suo esordio letterario, sia per la sua parabola umana. Il loro incontro avvenne nel dopoguerra, all'inizio della ripresa economica, ma con ancora vive negli occhi e nelle orecchie le immagini devastanti e la miseria della Seconda Guerra Mondiale. Per di più, Alda si trovava in un'età in cui sentiva forte in sé l'urgenza e la contrapposizione tra il desiderio di essere poeta e madre, con la consapevolezza dell'impossibilità di soddisfare ad un tempo entrambe. Fu con grande stupore che quando Quasimodo diede alle stampe l'antologia del dopoguerra mi vidi inserita tra i migliori poeti italiani. Mi aveva già conferito la gloria. Sono sempre stata molto gelosa dei miei amori, non ne ho parlato e ho avuto un grande rimorso di non avere capito quest'uomo che mi amava in silenzio, come una figlia. L'ultima volta che lo vidi, aveva una camicia stirata di fresco e su quella camicia piansi tutte le mie lacrime. Non gli dissi nulla, me ne andavo per sempre dal mondo della letteratura, mi stavo preparando per il manicomio senza saperlo. Alda Merini parla in questo modo perché
il suo matrimonio immediatamente seguente con il Carniti Ettore fu un matrimonio dettato dall'istinto, tra due persone che si piacevano fisicamente, ma che si conoscevano ancora poco e che si sarebbero scoperti molto diversi in seguito. Effettivamente fu così che andò. Il loro matrimonio fu un matrimonio rapido e soltanto molti anni dopo arrivarono a conoscersi al punto da rendersi conto che il loro rapporto poteva funzionare, come dice Alda Merini, solo quando finì l'amore, quando iniziammo a capire che il tovagliolo andava piegato in quattro. Insomma, quando ci affezionammo alle consuetudini domestiche che non portarono né tristezza né passione. Alda Merini con Ettore Carniti ebbe quattro figlie. Il loro matrimonio durò 30 anni fino alla scomparsa di lui per una lunga malattia. Si rimasero sempre accanto. In qualche modo si cercarono di supportare, ma erano tanto diversi. Ettore Carniti era un uomo di fatica, un uomo che faceva il panettiere, lavorava la notte, dormiva di giorno. Alda Merini passava le notti sola e il giorno fuori con le sue figlie a spasso per non disturbare il marito che stava riposando. Soldi ce n'erano pochi, Alda Merini cercava di contribuire alla famiglia con delle ripetizioni, cercò di mantenere all'inizio anche i contatti con il circolo letterario di Via del Torchio, li invitò a casa e qualche volta si prestò anche Carniti a servire loro il caffè. Ma loro lo guardavano con quest'aria di superiorità intellettuale, per cui lui di tanto in tanto perdeva le staffe, sbatteva il vassoio sul tavolo e concludeva la giornata e l'ospitalità dicendo: in fondo mia moglie è soltanto una stupida. Fu all'apice di una delle loro litigate, quando già avevano due figlie, che Alda Merini fu mandata in manicomio. Si dice che sparì per qualche giorno senza dare notizia di sé, si dice che avesse più piacere a giocare a carte, a bere a vino, al bar che a passare del tempo con la famiglia. Certo non si può svincolare da un contesto per cui il padre di famiglia faceva questo. Sta di fatto però che arrivarono al punto in cui Alda Merini stessa per prima decise di cercare riparo, consolazione e silenzio, soprattutto nelle mura del manicomio, dal quale usciva di tanto in tanto. E durante i periodi a casa aveva le ultime due figlie, Barbara e Simona, e nei periodi di gravidanza, tra l'altro, le sparivano tutti i sintomi della malattia mentale, di questo fu eternamente grata. Ogni volta che Alda Merini parla di Ettore Carniti, parla di questo amore immenso che le ha donato e che ha la possibilità di essersi sentita madre per quattro volte, seppur in maniera parziale, perché poi, come sappiamo, le sue figlie furono date in affido ad altre famiglie. Quando Ettore Carniti morì, Alda Merini era sola, in condizioni finanziarie molto precarie, decise di affittare per un periodo il tinello a un pittore, Charles, con cui ebbe un'avventura. Un'avventura che si potrebbe riassumere con il celebre aforisma: ridatemi i rumori della sua carne perfetta. Charles non si comportò bene a casa di Alda Merini, non pagò l'affitto che avevano pattuito, si fece un po' prepotente. E nel frattempo Alda Merini aveva ripreso a sentire al telefono Michele Pierri, che era un grande intellettuale, nonché un medico in pensione, un chirurgo di Taranto, che aveva frequentato e aveva avuto dei rapporti con il salotto intellettuale di Milano, Via del Torchio, e con il quale iniziò a sentirsi quotidianamente. Le loro telefonate erano chilometriche, arrivavano delle bollette della SIP di cifre astronomiche.
Quando Alda Merini raccontò a Michele Pierri la situazione un po' spinosa con Charles, lui le disse infine: scappa, vieni a Taranto, raggiungimi che ti sposo. Alda Merini non aspettava altro, gli aveva chiesto questo matrimonio a lungo e decise di partire, lasciò tutto, andò a Taranto e fu per lei una vacanza felice, durata 4 anni, in cui si sentì finalmente parte di una famiglia, sebbene se ne siano dette tante sul suo soggiorno tarantino. Alda Merini fu grata a Michele Pierri dell'amore e della cura che seppe darle e soprattutto della serenità con la quale l'accompagnò nel suo percorso di ritorno alla scrittura, tant'è che a Taranto Alda Merini scrisse i suoi capolavori, Diario di una diversa e La Terra Santa. Racconta Alda Merini che lui si alzava all'alba, frugava tra le sue carte e spariva nel suo studio. Io ero tranquilla, avevo compiuto il ciclo della mia vita, avevo scritto il diario. Quando venivamo a Milano poi era felice come un bambino. Prenotavamo uno scompartimento letto e ci chiudevamo all'interno, sognanti, desiderosi d'amore. Che tempi felici quelli. Forse non fummo mai felici, forse lo fummo troppo. Gravitava su di noi come un'ombra imprecisa, l'ombra di una colpa sommessa, l'ombra che schiavizza gli uomini. Lui soleva ripetermi: siamo come i due poli di Firenze, legati ad una stessa corda. Chissà chi è che ci sbatacchia sul tavolo, senza misericordia. Renzo e Lucia, stiamo parlando di Promessi Sposi, di Manzoni. Il cappio era la poesia, il tavolo la nostra sostanza di uomini. Sopra il nostro letto c'era una crepa paurosa, residuo di un vecchio terremoto tarantino. L'avevano lasciata così perché ricordava l'orrore di un tempo nascosto e pareva quella crepa rieducare un'epoca. Non a caso Alda Merini, nello spettacolo di Antonio Nobili, fissa il crepe sul soffitto, ci poggia sopra ricordi, pensieri, rancori. Perché è difficile per un poeta sottomettersi a qualcuno, dice Alda Merini, e forse avremmo dovuto accettarci così, con le nostre debolezze e il nostro senso di supremazia. Eravamo anime forti, talmente forti da sfidare l'intero universo. Malgrado la grande differenza d'età, perché Michele Pierri aveva 30 anni più di Alda Merini, lei ne aveva 53 quando si sono sposati e lui 85, quindi forse anche qualcosina di più. Michele fece con lei un lavoro incredibile, le fece incontrare giornalisti, scrittori, critici, poeti, psichiatri, si prese cura di lei come della più preziosa delle creature. E le offrì questa dimensione anche familiare, numerosa, rumorosa, che la rallegrava. Michele Pierri però era molto anziano, quindi quando fu ricoverato per un intervento chirurgico dal quale non si riprese, Alda Merini fu costretta a tornare a Milano, fu accompagnata in treno, le crollò il mondo addosso, si sentì di nuovo sola. Certo è che questo rilancio editoriale la supportò nel suo rientro sulla scena, ma a casa non c'era nessuno e fu così che una notte a Capodanno Alda Merini prese a ospitare Titano. Titano era un crociard dei Navigli, era un rivoluzionario. Si conobbero perché lui passò a citofonarle una sera e le chiese solo come sta. Alda Merini per riconoscenza lo accolse dentro casa proprio per 5 anni. La notte lui la passava con lei e la mattina usciva, andava per la sua strada e Alda Merini scriveva. Si amarono in modo folle, consolatorio, curandosi le ferite a vicenda, raccontandosi i propri angoli bui. Si divisero quel poco che c'era, si scaldarono negli abbracci, si ubriacarono insieme di indicibile libertà, colmandosi i vuoti con carezze sincere e ribelli.
Ecco, si può dire che ogni amore quindi le abbia lasciato qualcosa da Merini. La Manganelli apprese il turbamento della passione, gli strumenti preziosi per costruirsi una solida base di lettura. Da Quasimodo altrettanto, e comprese anche la sua dimensione di poetessa, il suo potenziale. Da Ettore ben donò la grazia di sentirsi madre, di generare la vita. Con Charles sperimentò il fuoco della passione, con Pierre la cura, la dedizione, con Titano l'amore che ascolta e consola ed è pronto a fare gradatamente una rivoluzione. Ed è così che, un po' con il loro aiuto, un po' nei lunghi momenti di solitudine, Alda Merini imparò ad amare anche se stessa e questo suo peculiare equilibrio di sacro e di sensi, perché sacro è l'amore. Qualunque forma assuma nel tempo e soprattutto a prescindere dalla misura con cui lo si riceve in ritorno. L'amore provato e donato è quello che rende l'uomo divino, è lui che muove il sole, no? E tutte le stelle del poeta, soprattutto, ma non solo. Io vi ringrazio per avermi dedicato la vostra attenzione anche stasera. L'amore non si finirebbe mai di parlare, d'altronde il tempo a nostra disposizione è quasi concluso. Vi saluto con una citazione di Alda Merini dal suo La pazza della porta accanto, che dice: se un poeta dona le sue carte con l'intenzione di regalare i propri patimenti, le ansie, le mille anime, gli altri dovrebbero ringraziarlo. Perché il poeta, con gli occhi rarefatti dalla follia, sta guardando il destino anche per loro. Le foglie del destino sono vagabonde, scorrevoli e piene di baci nascosti. Vi do appuntamento al prossimo incontro, il decimo, in una versione di transizione, un po' dal vivo, ma fruibile ancora in diretta streaming anche sulla nostra pagina. E sarà insieme a 100 Incontri, la nuova hub culturale della Regione Lazio, che ha preso in carico i locali dell'ex Pecora Elettrica nel quartiere Centocelle di Roma, restituendola alla comunità con una sede del tutto rinnovata e un ricco programma di incontri. Vi invito poi a prenderne visione se vi fa piacere, fanno delle iniziative bellissime. Magari vi metto il link qua sotto nei commenti. Soprattutto si occupano di emancipazione femminile e di integrazione culturale. Vi invito a seguirli anche per questo. Vi metterò tutti i riferimenti per questo appuntamento. Nel frattempo vi ricordo che potete acquistare il mio libro, Indagine su Alda Merini, non fu mai una donna dimenticabile, su Amazon, digitando il titolo o il mio nome, Margherita Caravello. Oppure potete trovarlo anche su www.bottegacultura.it, dove troverete anche il testo dello spettacolo teatrale Dio arriverà all'alba di Antonio Nobili, in attesa di rincontrarci e presto dal vivo. Buon proseguimento e al prossimo.